Ok, allora io vi parlerò di un'altra tematica che un pochettino stiamo sperimentando in alcune realtà in questo momento e ne ho parlato anche oggi, che è un po' Don't Dirt My Backlog, è un po' un'idea di utilizzare al meglio il backlog che siamo ormai abituati a vedere e utilizzare come strumento di gestione un pochettino di quelli che sono gli item di lavoro all'interno di un percorso agile o lean che si voglia, o anche DevOps se vogliamo. Ricordiamo per gli amici che ci ascoltano, che sono con noi oggi, un po' DevOps nobile non è esclusivamente la parte di automazione, ma è sostanzialmente lean applicata al mondo del software, quindi l'idea di gestire un po' tutto quanto il flow, dall'idea della concezione della nostra iniziativa fino alla gestione in erogazione, alle relative telemetrie e feedback che ne derivano. Quindi quello che si riesce a fare perfettamente con Azure DevOps, quindi una piattaforma integrata che un po' ci supporta in tutte le diverse fasi. Cos'è il backlog? Beh, il backlog è qualcosa che ci consente, come probabilmente sapete, di rispondere adeguatamente, di implementare concretamente quello che è il quarto dei valori dell'agilità, ovvero essere in grado di rispondere realmente al cambiamento avendo uno strumento che superi un po' il modello dei requisiti tradizionali, quindi documentazione, elementi rigidi di analisi e quant'altro, con uno strumento che sia un po' più flessibile, che ci dia delle opportunità appunto di essere dinamici rispetto alle modifiche, all'innovazione, rispetto a quello che succede. E generalmente tutte le persone che lavorano in chiave agile o comunque approcciano un modello agile di processo sono legate in qualche modo a un backlog che è, volendo molto sintetizzare, una lista ordinata per valore o comunque a seconda delle metriche scelte dall'organizzazione in funzione di quello che è il progetto specifico, il team e così via, di item di lavoro. Esistono diverse versioni, diverse implementazioni, diverse idee. Chi suggerisce di avere solo user story, chi suggerisce di avere all'interno tutto quello che riguarda la necessità, gli item di lavoro che riguardano appunto la creazione di una soluzione consumabile, quindi anche per tutto quello che riguarda ops, tutto quello che riguarda sales, marketing, acquisti, che è un po' quello che generalmente suggerisco anch'io come coach quando mi cerco di supportare un'azienda nell'attività di trasformazione agile, intraprendere questo cammino. C'è anche una versione più evoluta che non parla solo di product backlog, ma parla di work item pull list, quindi varie aree all'interno del backlog che vengono gestite in modo diverso. Ma queste sono un po' declinazioni. L'importante è che avere un product backlog per gestire le diverse richieste di lavoro è un po' il punto centrale da cui partire come team agili, sia che sia soltanto un solo team, sia che siano più team al lavoro su uno stesso prodotto. Su Azure DevOps avete la possibilità di gestire diverse tipologie di backlog, da quella delle epiche, quindi delle iniziative di business, fino ad arrivare a quella della singola iterazione o sprint, se preferite in Scrum, che un po' segue il flow della singola iterazione, quindi poi divide le storie, work item, in diversi task di lavoro. Qual è il goal relativamente a un product backlog? È quello che sia in salute. Avere un product backlog in salute significa avere un product backlog che rispecchi realmente quello che è il valore del prodotto che andiamo a realizzare, che sia però allineato con le reali esigenze dell'utente finale, del cliente finale, in modo tale che tutta la nostra azione sia orientata a soddisfare il cliente fattivamente, partendo da quelle che sono le evidenze che nascono dal campo. Quindi, ok, un piano. Ok, un'ipotesi, ok, un obiettivo di massima a livello di organizzazione, di business, di quarter, dipende da come lavoriamo, ma quello che ci interessa realmente è avere la capacità di allinearci con le attese dell'utente per creare qualcosa che sia di reale valore, non solo qualcosa pianificato mesi prima che poi viene in qualche modo distorto o cambiato da quello che emerge dal campo. Una cosa da evidenziare subito è che un backlog non è uno o più pareti di post-it, come quello che potete vedere nella foto riportata in questa slide, quello che vedete qui è qualcosa di senza senso. Non è che ho un backlog se ho decine e decine di post-it appesi a un muro o comunque decine e decine di item all'interno del mio product backlog di TFS. Quello non rappresenta un vero backlog nel senso della parola, perché non mi consente di avere visibilità di quello che è il reale valore del mio prodotto e intervenire sulle azioni relative. Quindi
avere backlog con decine e decine e decine di item all'interno significa probabilmente non aver profondamente capito che cos'è questo strumento e quali sono le reali potenzialità che offre. D'altro canto, un backlog non deve contenere dei placeholder, o comunque non dovrebbe contenerli se stiamo per lavorare sugli item al top del backlog, quindi cose troppo generiche, tipo creare una funzione di login, creare una web page di, non so, di registrazione, sono cose effettivamente troppo generiche che lasciano troppi dubbi al team di lavoro, in alcuni casi potremmo dire anche troppe libertà, che poi rischiano di andare a scontrarsi con quelle che erano le esigenze desiderate dell'utente e quindi dimostrare che non c'è stato un lavoro da parte del product owner, project manager, quello che preferite, come lo chiamate in Agile, il product owner che segue un po' queste fasi, nella lavorazione, nel raffinamento dei requisiti. E questo è fondamentale perché altrimenti rischiamo di fare un lavoro che il team ritiene ottimale rispetto alla richiesta, casomai anche con uno sforzo maggiore di quello che sarebbe necessario, con maggiori dettagli, e poi avere dall'altra parte un utente, un cliente che è totalmente insoddisfatto perché riceve una cosa diversa. Pulito e parlante, è un po', sono due parole chiavi, no? Il nostro backlog deve raccontarci come sta evolvendo il prodotto e deve contenere non più di quello che probabilmente riusciremo a dare nella prossima release. Questo è abbastanza rilevante perché ci consente di focalizzare e concentrare i nostri sforzi su un sottinsieme delle centinaia e centinaia di richieste che potrebbero arrivare e ci consente di essere molto dinamici nella risposta. Troppi item un po' ingessano tutta l'azione, tutta la capacità di rispondere al cambiamento perché perdiamo la flessibilità, la capacità di cambiare gli item stessi. Far entrare qualcosa, far uscire qualcosa, avere indipendenza tra gli item è qualcosa di fondamentale. Item zombie, roba che resta nel backlog per decine e decine di giorni, se non interazioni, se non settimane, mesi. Se qualcosa non è live, se qualcosa non è utile, questa roba va rimossa. Il backlog deve essere, ripeto, pulito, parlante e deve essere allineato con quelle che sono evidenze. Inutile inserire nel backlog cose che riguardano sviluppi che inizieranno tra 8 mesi e quant'altro. No, cerchiamo di capire la localizzazione temporale del backlog e lavorare su quello. Altrimenti effettivamente sarà molto, molto complicato e molto oneroso avere un backlog che sia fortemente allineato e che dia del valore concreto. Anche solo visualizzare un backlog con decine e decine di elementi diventa complicato. Lo è anche se utilizzate strumenti come Azure DevOps. Per quanto sia comodo, ma avere decine e decine di elementi significa fare scrolling continuo, andare ad aprire alberature, fare switch e quant'altro. Diventa anche difficile da capirlo. Quindi è bene organizzare e utilizzare anche diversi livelli di backlog esistenti, parlare di epiche, di feature, di storie. Avere inquadrato correttamente i livelli diversi di item, i livelli diversi di pianificazione, i livelli diversi di dettagli in funzione di quelle che sono le granularità. Cosa possiamo fare? Cosa abbiamo immaginato di fare? Cosa stiamo sperimentando? Ma qualcosa che abbiamo definito un basket, cioè avere la capacità di dire: ok, attenzione, questa roba entra nel backlog quando abbiamo messo d'accordo le varie esigenze. Quando siamo arrivati a un punto di refinement tale che questa roba ha realmente un valore, questo assume anche un significato più profondo se associate effettivamente al vostro product backlog anche un valore di autorizzazione e validazione del lavoro. Quindi, se quello che entra nel vostro product backlog è qualcosa che poi formalmente dovrà essere implementato perché il product owner si prende un impegno nel momento in cui mette l'item all'interno del product backlog, esattamente come farebbe con una lista di requisiti su cui un project manager o un responsabile appone una firma calligrafica. Beh, allora capite che all'interno del product backlog non ci può andare qualsiasi cosa perché non posso fare metti, togli senza un criterio perché altrimenti anche i processi di qualità ne risenterebbero tantissimi. Quindi attenzione, se volete legare Azure DevOps, la parte di Agile Planning, quindi la prima parte del tool, quella che è orientata un po' alla gestione, alla tracciabilità, alla validazione, al cambiamento dei requisiti in chiave Kanban, se preferito in chiave anche di shortlist degli item,
e volete trasformarlo in uno strumento che in qualche modo sostituisce anche il supporto cartaceo il più possibile, perché è tutto lì la gestione del flow, e vi assicuro che questa roba è assolutamente fattibile, non va in contraddizioni con normative, leggi o quant'altro. Beh, allora capite quanto è importante avere un product backlog che sia effettivamente conciso e parlante e che non contenga delle cose che poi alla prima difficoltà, alla prima cosa saltano fuori perché non ci si era ragionati sopra. E per quanto si introduca l'idea di un basket, che è un po' una fase di pre-elaborazione per l'inserimento all'interno di un backlog di prodotto, tutto questo è sempre nelle mani del product owner. Cioè, per chi non lavora in Agile, il product owner è un po' quello che è il responsabile del valore del prodotto creato ed è un po' nel mezzo tra il cliente e il o i team di lavoro. Quindi è sempre lui comunque che deve trovare la quadra rispetto a cosa andrà nel product backlog, partendo da quelli che sono gli elementi raccolti. Per intenderci, nel product backlog, nel basket potete inserire qualsiasi cosa: mail, richieste telefoniche, ticket su vari sistemi, sketch su carta, tutto quello che vi serve per andare poi a creare qualcosa che abbia senso da un punto di vista del valore del business. E questa roba è veramente, veramente fondamentale, perché altrimenti rischiate di avere decine di canali da cui raccogliete informazioni e rischiate di inserire ogni singola richiesta del canale direttamente nel product backlog, senza la capacità o l'attenzione nell'aggregazione e quant'altro. Quello che è importante è creare poi quel funnel di flow non flow che porta un item del backlog a diventare un item del product backlog, questo è fondamentale. Poi faremo un accenno anche sui tool che ci consentono un pochino di gestire questa roba, e DevOps, Azure DevOps è uno di questi, anche se con alcune attenzioni. Una possibile strategia, la Fluid Promotion Strategy, è quella che consente di avere un basket item che diventa progressivamente parte del product backlog. Quindi la parte di peer, la parte di aggregazione, la prima fase è quella che suggerisce, quella che porta i product owner, se sono più di uno, o il product owner, ad aggregare diverse informazioni, diverse richieste provenienti da diversi stakeholder che però fanno capo a un unico elemento di valore di business. Quindi, per esempio, immaginiamo che ci siano da una parte richieste di security, da una parte richieste di revisione, del modello di autenticazione e così via, fanno tutti probabilmente parte di un qualcosa che potremmo mettere sotto il cappello, di security authentication. Allora a quel punto io vado ad aggregare tutte le informazioni che ho ricevute e in qualche modo creo una struttura di un item di valore che può essere in qualche modo dettagliato, rifinito e portare una richiesta specifica al team di lavoro. Questo è veramente importante perché altrimenti rischiamo di avere nel product backlog decine di richieste che possono in qualche modo sovrapporsi e quindi mandare un po' in crisi o mandare un po' in confusione le persone o i team, ancora meglio, che dovranno lavorare su esse. Seconda parte della strategia è refinement. Cioè, tutta questa roba, una volta aggregata, deve avere dei dettagli oggettivamente sufficienti per poter essere lavorati. Cosa significa questo? Significa appunto che il product owner che prende in carico poi queste informazioni dovrà probabilmente, molto probabilmente, interfacciarsi con gli stakeholder e key stakeholder per avere maggiori informazioni, definire un po' alcuni criteri di accettazione iniziali, confrontarsi con i team, capire se tecnicamente o tecnologicamente c'è un impatto, se può essere. Quindi fare tutto il lavoro di inserimento. Parliamo anche di DevOps, significherà interfacciarsi con gli Ops, capire se le nuove richieste sono sostenibili dall'infrastruttura che consente di erogare i nostri servizi e, nel caso negativo, capire quali azioni dovranno essere inserite poi successivamente come dettaglio di questa nuova iniziativa per poter consentire alla nostra infrastruttura di evolversi e ad abbracciare questo nuovo risultato. Terza fase è quella della Orange, quindi il modo in cui prendo effettivamente un item che poi è diventato in qualche modo strutturato e portarlo nel product backlog. Non, è meno banale di quello che sembra, perché se legate a processi di qualità e di autenticazione, autorizzazione, capite come questa roba poi deve essere sottoposta a dei criteri abbastanza
importanti per dire ok, ho preso formalmente un impegno, ho firmato un contratto per dire questa roba arrivata nel product backlog, va fatta, punto. Dicevamo prima dell'oggettività delle scelte. Credo che qualcuno di voi abbia sentito parlare della definition already, cioè qualcosa che oggettivamente dà un elenco, se volete, degli elementi che oggettivamente possono essere validati e considerati strategicamente i tasselli del go non go per far passare un item da basket a product backlog item. La questione fondamentale è che attenzione al relativo bilanciamento, cioè un DOR troppo stringente porterà sicuramente a tantissimo lavoro nella refinement di questi elementi e si potrebbe addirittura rischiare di non avere la capacità temporalmente adeguata per portare nei tempi previsti, nei tempi ipotizzati, nei tempi desiderati, qualcosa a diventare parte del product backlog. Viceversa, qualcosa di poco dettagliato, molto lasco, un po' superficiale, potrebbe in realtà portarci ad avere appunto nel product backlog dei placeholder o che diventeranno presto dei zombie item, cioè qualcosa che in realtà il team non prende neanche in carico perché non c'è nulla, quindi necessita ancora di lavoro e andrebbe soltanto a sporcare quel concetto di product backlog di valore di cui parlavamo prima. Proprio per evitare quest'ultimo punto, è fondamentale ragionare sul fattore di aging, cioè qualcosa che ci dà a un certo punto l'obbligo di lavorare degli item nel product backlog. Non posso sempre e costantemente rimettere sul fondo, alla fine del mio product backlog, un item. A un certo punto quell'item o viene lavorato o non viene lavorato. In alcuni casi potete adottare delle strategie abbastanza semplici. Se dopo 2, 3, 4 iterazioni quell'item è ancora lì, è stato n volte rimandato e così via, potete essere go, non go, nel senso che al prossimo iteration planning potete decidere, ok, quest'item o obbligatoriamente lo lavoriamo all'interno della prossima iterazione, o l'item va fuori e se ne parla successivamente, capiremo quando. Questo perché, ripeto, non è utile nessun tipo di utilizzo avere degli item abbandonati, dei zombie all'interno del progetto. Diventa molto difficile comunicare il valore di quello che si sta facendo e anche per gli stakeholder, per i clienti, diventa difficile capire perché qualcosa è sempre lì. Quantomeno sorgerà una domanda, una richiesta, per cui bisognerà perdere tempo, bisognerà dare delle giustificazioni, visto che il product backlog è un modo dinamico di organizzare il valore e il lavoro che stiamo facendo, tanto vale che rimuovere quelle cose che sono in qualche modo rimaste lì e per qualsiasi motivo esso sia, volutamente o non volutamente, siano rimaste abbandonate e quindi non siano diventati elementi che poi sono entrati in interazione per essere lavorati. Strategie di priorizzazione e metriche. Su questo generalmente è difficile dare una visione univoca. Ogni organizzazione, ogni iniziativa, ogni prodotto può richiedere di diverse. Quello che sicuramente si può suggerire è di non avere troppi fattori di priorizzazione, 3, 4 sono già abbastanza importanti per poter fare un lavoro relativo, e di non avere delle metriche che siano particolarmente continuative negli intervalli. Ad esempio, la classica sequenza di Fibonacci, l'esponenziale di 2 utilizzata per gli story point, è un buon punto di partenza perché allunga gli intervalli successivi. Generalmente potete avere delle metriche, ad esempio sfruttare 1.3.5, 1.5.7, 1.5.9, non tanto ampio neanche lo spettro perché porterebbe soltanto a inutili discussioni e quant'altro. Quindi delle metriche dirette perché si tratta di portare qualcosa nel product backlog e poi nel product backlog potremo fare tutte quelle considerazioni, applicare tutte quelle metriche che siamo generalmente abituati ad applicare quando lavoriamo in chiave agile, dalle t-shirt size alle metriche, in story point, agli ideal day, ai tempi, tutto quello che volete. Quindi non focalizziamoci troppo. A questo livello 2 e 3 sono praticamente uguali, 3 e 5 cambiano di poco, 3 e 7 danno un intervallo di raddoppio, ma non ha senso inserire più di tanto elementi perché stiamo facendo una scrematura strategica in questo momento.
Proviamo a dare un'occhiata, rispetto a quello che ci siamo detti, a un metamodello, un possibile metamodello, qualcosa che sintetizza un po' delle cose che stiamo sperimentando realmente sul campo e che ci stanno portando concretamente dei vantaggi. Vedete in alto sulla sinistra alcuni fattori di prioritizzazione, customer per primo fino ad arrivare all'agile team, vedete c'è una freccina che indica l'impatto. Quindi in questo caso, in questo metamodello, si è dato preferenza a quello che sono i desiderata dei clienti. Quindi si parla di un'organizzazione che ha messo al centro della propria azione il mercato, i clienti finali, un'azienda che ragioni in ottica anche di creare soluzioni consumabili. Vedete, abbiamo riportato degli stakeholder più generici, la corporate, ad esempio, se l'organizzazione ha delle richieste corp, quindi una visione di prodotto che in qualche modo cerca di spingere anche i clienti in una certa direzione, non è detto che dobbiamo lavorare sempre e solo esclusivamente per assecondare il cliente, anzi spesso questa roba va ben bilanciata, e chiaramente anche quello che nasce e che emerge nei team agili. Ricordiamoci che la pianificazione agile corretta è quella che ha diversi livelli di pianificazione che sono congruenti dal top, quindi dalle strategie, fino ad arrivare alle azioni concrete di sviluppo. Quindi quello che emerge è qualcosa che qualcosa di fondamentale che ci aiuta nel tenere un po' la barra di quello che stiamo realizzando. Il basket, di cui abbiamo parlato prima, vi farò un accenno di su possibili tool, su possibili utilizzi anche di Azure DevOps. Anche se non è previsto direttamente un basket, come ve lo sto raccontando, dal basket pescheremo di volta in volta quelli che sono gli item su cui vogliamo lavorare, su cui vogliamo impegnarci, faremo l'aggregazione, quindi la fruit strategy, andremo a creare una prioritizzazione, applicheremo delle metriche e tenendo conto di cosa? Di quella che è la DORA, della Definition of Ready, cercando anche qui di bilanciare quello che è un po' il peso relativo, come vi dicevo prima, perché altrimenti rischiamo o di essere troppo onerosi nel passaggio dal basket al product backlog o di essere troppo superficiali, quindi nessuna delle due effettivamente ci consente poi di raggiungere dei risultati interessanti. Nel momento in cui siamo pronti a spostare qualcosa, perché abbiamo attraversato il funnel, abbiamo applicato la strategia in tre tempi, la fruit strategy, possiamo trasferire tutto all'interno di un product backlog. A quel punto qui possiamo tener conto di diversi fattori. Io non ho riportato il valore come fattore generale perché preferisco andare un po' più in profondità, quindi potete ad esempio utilizzare elementi come il time to delivery, la data attesa di rilascio e quello che dicevamo prima, un qualcosa che mi ricorda l'age, cioè qualcosa che mi fa lampeggiare un alert, una lampadina nel momento in cui quella roba è da troppo tempo nel mio product backlog. E quindi mi dice, ok ragazzi, questa roba deve salire, me la dovete comunque sviluppare, la togliamo e la riportiamo eventualmente indietro nel product basket o la eliminiamo completamente. Tutte queste attività, ripeto, sono attività demandate al product owner e eventualmente a un gruppo di osservazione aziendale, di business, di top management che ha la possibilità di incidere o ha comunque l'onere di dare una direzione. È molto business phase, quindi la parte a sinistra, la parte del basket, è orientata al business, a obiettivi di valore, organizzativi e quant'altro. La parte di destra guarda un po' più da vicino quello che sono gli aspetti reali di valore del singolo prodotto implementativo. Parlavamo di tool. Questa roba la potete fare in diversi modi. Potete utilizzare un team project o un'area PAT se volete. Su questo, tra l'altro, stiamo lavorando anche con Gianmaria, che è la persona che i colleghi vi raccontava prima un po' le cose su Git, la migrazione. Perché potete avere proprio un'area all'interno di TFS Azure DevOps che vi consente un pochino di gestire correttamente all'interno di un unico tool queste cose. Può essere la scelta corretta e potrebbe anche non esserla, perché potrebbe rilevarsi troppo stringente utilizzare i PBI tradizionali che trovate all'interno di TFS, nelle varie schede, per raccogliere elementi informali. Ad esempio, potete usare anche il wiki. Generalmente immaginate il product basket qualcosa come un OneNote,
Quindi potete usare ad esempio Office 365 collegato con Azure DevOps per raccogliere informazioni di vario tipo, degli sketch, dei consigli, delle mail, qualcosa che vi renda la vita meno formale in questa fase perché non vi serve avere un formalismo. Il formalismo lo create nel momento in cui attraversate il funnel e questa roba diventa un reale PBI del proprio backlog. Sicuramente è fondamentale utilizzare strumenti digitali, Azure DevOps, OneNote, Office 365, perché avrete probabilmente necessità anche di tracciare quello che è stato fatto, perché se qualcosa, per qualche motivo, non dovesse essere sviluppato e un cliente vi chiede il perché o vi chiede che fine ha fatto quella richiesta, è importante non dimenticarsi di questa roba e avere la capacità di dare una risposta. Io se, tendenzialmente, scusate, questo serve a poco, tendenzialmente ho finito. Spero di essere stato nei tempi, di non aver sforato, di aver risparmiato qualche minuto. Quindi l'idea è, prima di arrivare a mettere qualcosa nel product backlog, può essere interessante, soprattutto se avete mori di richieste alte da parte dei vostri clienti di gestire change request e queste cose, ragionare su un'area in cui inserire queste richieste grezze da elaborare, piuttosto che buttarle direttamente nel product backlog e rischiare di avere un product backlog che diventi non parlante, diventi sporco in qualche modo, che poi richieda tanta, tanta fatica per poter essere rielaborato. Altrimenti rischiamo che il product backlog diventa un contenitore di tantissime richieste e i team cominciano neanche a guardarlo più di tanto perché a un certo punto ce l'hanno lì, ma chiedono al product owner, ok, ci dici la prossima cosa da fare? E alla risposta, ma dai un'occhiata al product backlog, si ha come diretta conseguenza una replica da parte del team e dice sì, però c'è tanta di quella roba, non capiamo più cosa fare, in realtà non riusciamo a capire quale valore dobbiamo realizzare. Io direi che posso fermarmi qui e andiamo avanti con gli altri speaker, gli altri colleghi. Grazie.